Ciao amici, io sono il Rob, questo è Game of Thrones, ben trovati. Finalmente ho l'onore e il piacere di mostrarvi Batman Arkham VR. Ladies and gentlemen, be the Batman. Entrate con me nel mondo di Arkham VR con il PlayStation VR. Un'esperienza veramente unica, un'esperienza che secondo me tutti dovrebbero provare. Se avete un amico che ha il PlayStation VR, invadetegli casa, obbligatelo a comprare Batman Arkham VR, perché secondo me è una delle migliori esperienze, se non la migliore, che potrete fare con il PlayStation VR. E come vedete qui davanti a noi abbiamo tutta Gotham con, signore e signori, il Batsegnale alle nostre spalle. Direi subito di iniziare, bando alle ciance. E allora, le origini, tutti noi sappiamo le origini di Batman, ovviamente, o la maggior parte di voi ormai la sapranno. Quindi direi di iniziare subito dalla villa, ragazzi, perché è da qui che inizia tutta questa esperienza unica. Per me poi, ragazzi, è un sogno che si avvera poter essere Batman, tra virgolette, seppur in realtà virtuale, perché Batman è da sempre il mio supereroe preferito, o almeno uno dei miei supereroi preferiti in assoluto. E come vedete possiamo anche avvicinarci alla ringhiera, sporgerci. Poi non so se possiamo anche morire se attraversiamo un po' troppa ringhiera, ma non credo. E bene, adesso ci ritroveremo all'interno della nostra villa. Ciao Alfred. Quando sono tornato, sono qui da mezz'ora, ci stavo aspettando, tocca scendere alla Batcaverna. E qua però pacio con lui. Senti, però io ho visto la cartolina di Cape Town. Scusa un po' il Parkinson, ogni tanto mi prende. Poi ho un ematoma qui, cioè non so perché ho sto bubbone viola sulla mano. Però il Parkinson sta peggiorando. Comunque, questi, ho scoperto gli altarini. Tu te ne vai a Cape Town con le tue donne. Alfred, fai sempre colpo, complimenti. Sei un Latin lover. Ah, sì, c'hai ragione, la chiave. Devo aprire le danze? Vabbè. Comunque è bello essere ricchi. Oh, che dobbiamo suonare? Vediamo un po'. Fammi... Sì, sai com'è, dovrei riuscire a prenderla in teoria. Lily Buller, non so che opera sia, una cagata pazzesca sarà sicuramente. Io poi non sono bravo a suonare il pianoforte, provo a intonare un Fra Martino Campanaro. Fra Martino. Ah no. Vabbè, ma è già così, non facevo così schifo. Mi sembra di stare al gioco di Bonolis, quello che ti tira lo sciacquone. Welcome. Beh, però di certo non è così figo. Oh, e qui ci troviamo. Sì, la metto la mano, però stai calmo. Oh, ti ho battuto il 5. Adesso dammi la tuta, su. Ah, la versione 7.43. Non ho mai visto le altre versioni, però va bene così. Oh, e qui ho la mia cintura. Beh, altezza vita. Di solito me la mette proprio altezza pacco. Attivare le aperture. Oh, i miei bat guanti. Dai qua. Poi non so perché ho solo la mano destra. Moncata proprio. Ho uno spezzone di mano. E qui c'è la nostra maschera. Comunque, ragazzi, vedo veramente sfocato. Mi devo un attimo sistemare. Oh. Sì, intanto c'è una compenetrazione nella mia maschera, bellissima proprio, fatta bene. Però, ragazzi, è veramente una gran figata. E ora, siamo Batman. Ho sempre un troncone di mano e un troncone di cintura. La cosa brutta è che, come vedete, ragazzi, se giro il torso, nel gioco non si gira. Intanto io mi sto indicando... Sembro un deficiente, spero che Batman non lo riducano a fare cose simili. Intanto ci sono i poligoni a mano che sono fatti. Ci sono i poligoni della mano che sono fatti veramente bene. Cioè, guardate che cura. Guardate che orrori che sforna sto gioco a volte. Però nel contempo ho un bicipite che è il quadruplo del mio nella realtà. Ed è una gran figata, torno a ripetere.
c'ho più tette di non so chi della D'Amico, però va bene. Sì, non ti slogare il polso. Ok, questo è Rampino. Sì, sai com'è la mira questa sconosciuta, esattamente. Ok, qui abbiamo il nostro scanner tipico di tutti i Batman della serie di Arkham. Sì, l'avevo scannerizzato, sai com'è. Via, mettiamolo qua. Oh, il mio Batarang. E anche avere in mano il Batarang, sembra veramente che ce l'ho in mano, ragazzi. Non so come spiegarvi questa sensazione. L'ho lanciato con una precisione così al primo colpo. Adesso ce ne sono tre. Ok, 1, 2, 3, Fante Cavalli R. Oh, beh. Adesso, ragazzi, è venuto il momento di scendere nella Batcaverna e di farvi vedere qualcosa che non si è mai visto nel mondo. Di fatto, non si è mai visto una roba del genere. Come vedete, tutto poi, ovviamente, una volta che avrete il visore al vostro, sulla vostra testa, vedrete tutto in 3D. Vedrete sia sopra che sotto, che dietro che davanti, che anche vedrete cosa avete sotto le gambe e anche in mezzo, sì. Però a parte queste cose, eccoci alla Batcaverna ed era uno dei sogni proprio di tutti noi bambini, o almeno della maggior parte di noi, poter trovarci all'interno della Batcaverna, credo, è veramente da brividi, da brividi. La prima volta che sono sceso ho avuto la pelle d'oca, ragazzi, e è un'esperienza unica con queste musiche, con questa poi regia, perché veramente anche nell'utilizzo del PlayStation VR si parla di regia ed è veramente qualcosa di epico, stavolta veramente epico, nel vero senso parola, be the Batman. Che poi mi viene ogni volta in mente Sheldon Cooper. I'm Batman! Allora, qui abbiamo sta siringozza, ce la piantiamo nel sedere. Oh sì! Oh bello! Qui abbiamo la carta del Joker. Io continuo a vedere sfocato. Spero, ragazzi, che poi mi sentite. Ho il microfono abbastanza distante, sto facendo un po' delle prove. Alfred, pia sta carta, vai. Renditi utile nella vita. Allora, mettiamo questo. Ah, ok, questo pensa è il video che si vede anche, se non ricordo male, in Arkham Knight. Però io volevo farvi vedere questo. Possiamo direzionare dove vogliamo il bat segnale che si trova all'interno della caverna, ragazzi. Ed è veramente una cosa stupenda. Poter gestire il bat segnale, direzionarlo dove vogliamo, è veramente stupendo. Stupendo. Allora, Jason Todd, tanto sappiamo che è morto, non lo fanno morire nel gioco, come chi avrà giocato Batman Arkham Knight saprà tutto. Intanto dobbiamo mettere queste provette nel vortexatore. Questo, chi non lo sa, chi non è del mestiere. Sì, ma ti devi fermare, non ho detto che. Devo vortexare altre due provette, quindi ti ho detto. Vabbè, Batman, tu non farai mai il biologo molecolare, l'abbiamo capito. Oh, adesso possiamo vortexare e aspettare che non si coaguli il sangue, perché se no tutte le nostre prove che abbiamo raccolto, i nostri campioni, vanno, si coagulano e quindi sono inutilizzabili. Allora, target range, questo non so a cosa serva, sinceramente. No, non ti ho detto che devi prenderlo. Ah, ok, questo è il minigioco, adesso mi ricordo, sì. Questo, ragazzi, è veramente bellissimo il minigioco. Perché bisogna colpire tutti i, come vedete, tutti i bersagli. E io ho fatto 35, stavolta non ci riuscirò a fare 35, anche perché mi ha spostato la cintura.
Vai, vai ancora là, là. Ok, 18. Vabbè, ne tiro un po' a caso, ragazzi, perché almeno erano tutti vicini. Vediamo se ci riesco, sì. Vai, vai, bellissimo, bellissimo ancora. Quello giù, 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 giù. E di là, di là. Ok, 30, dai. Altri 5, ragazzi, vediamo se riesco a superare il mio record. Dai, dai, dai. 34 per 1, non ci sono riuscito, però adesso lo terminiamo perché sennò ci stiamo fino a dopodomani. Intanto mi sto collassando. Alfred, dai, su, parlami. Ok, non riusciamo a contattare né Robin né Nightwing, ovviamente non è una buona notizia. Comunque veramente sfuoca troppo, ragazzi, troppo. Allora, Bat Computer, andiamo a vedere dove sono finiti, se c'è il Bat Computer, qualche segnale di Jason, di, sì, Jason Todd, di Tim, ovvero Robin e di Nightwing. Però aspettate, devo fare un'altra iniezione di botulino, ancora, ecco, oh, mi sono rifatto le labbra, andiamo al Bat Garage. E poi mi sono sempre domandato, ma se Batman a un certo punto si iniziasse a grattare le chiappe così nel bel mezzo di un film o del cartone, che succederebbe? Oh, e qui possiamo selezionare un veicolo. E qui abbiamo il Batwing, però io non voglio questa bestia, anche se come vedete possiamo ruotarla e spostarla in su e in giù. Io non voglio questa bestiola, ma voglio lei. Voglio la macchina, voglio il veicolo per eccellenza di un supereroe. La Batmobile. Via. La cosa brutta è che non ci possiamo entrare e non possiamo guidarla. Questa è bruttissimo perché ho visto la Batmobile. Ti invitano proprio a entrarci. Ti dice guidami, però non si può guidare. Ho una mela mangiucchiata. Oh, vediamo qui chi c'è. Lì c'è della carta igienica, mi sembra. Ok, è abbastanza inquietante, lo so. Qui c'è un dirigibile. Niente, qui abbiamo visto tutto. Possiamo anche scendere anche di qua. Ed ecco il nostro caro Nightwing. È pestata a morte perché non ero qui. E Nightwing ovviamente non ha fatto una bella fine. Purtroppo. E non so perché noi non eravamo qui a salvarlo. Queste sono le cose belle della vita, no? Allora, vediamo un attimo che ti è successo. Lì vedo abbastanza sangue. Traumi multipli. Allora, frattura della cervicale. Ah, ok, non posso rimetterla a posto. Caricamento sistema. Sei il miglior combattente che abbia mai addestrato. Però intanto l'hanno pestata a morte, quindi cioè non sei stato così bravo. Ah, mandibola spezzata, braccia spezzata, tutto spezzato. Allora. Allora, proviamo ad andare un po' avanti a vedere cos'è successo. Vabbè, lui cammina così, voleva andare a farsi una pisciatina insieme a qualche barbone e poi compare questo essere giallo che è alto quanto lui. Ah, e gli spacca, giustamente gli dice ciao, dammi quel dildo che hai tra le mani, che poi gli spacca la mascella, mi sembra giusto. Cioè, gli ha parato tutto, gli ha parato 300 colpi in un secondo, non so neanche come. Mi sa che no. Devo venire a salvarti. Oh, quelli gli ha spezzato il braccio. Strong, but that wasn't why they beat you. They knew exactly how you'd fight. Your ribs weren't fractured by the cioè, no, ragazzi, voi dovete qua. Lui ha il bastone, lui sale e glielo lancia, spezzandogli la corda, e lui fa questa cosa. Fa questa cosa. Vabbè, ora va giù. Ora va su.
Ora va giù, ora va su, ora va giù. Ora va su. Ora va giù. Su. Giù. Sì, sono sadico, lo so. Ok, adesso che dobbiamo trovare... Ah, le costole fratturate. Scusa, ti devo far ritornare un attimo su e poi di nuovo giù, perché devo vedere dove ti sei fratturata la costola, perché non lo capisco il punto esatto. Non l'avevo capito che te l'avevi spaccata su quella balaustra. Mi dispiace giocare con il tuo cadavere. Ok, qui... Ecco. Colpo fatale, esattamente qui, quando gli spezza il collo. Cioè, ma tu anche dargli almeno un bacino, dirgli ciao, guarda, ti sto spezzando il collo, no, eh? Ok, adesso devo trovare un testimone che c'era sulla scena del crimine. Che è questo mone blu. E voglio vedere, devo ricercare, come vedete lì in alto a sinistra, un punto in cui si vedono le... No, rimettilo là, ecco. Un punto dove si vedevano le impronte digitali del testimone, che è Jackie Flynn. E dobbiamo fare appunto una visita al pinguino. Beh ragazzi, continuerò sicuramente la serie, come sempre ricordate di lasciare un like, di commentare, condividere il video, iscrivervi al canale se ovviamente non l'aveste ancora fatto. Come sempre, io sono il Rob e questa è Game of Thrones. Ciao amici! Sir, are you all right?